nostro viaggio in Molise torna a fermarsi a Montorio nei Frentani per parlare di un appuntamento speciale. Un appuntamento speciale in cui veniva premiato in occasione di una delle edizioni di Noi Artisti di Questa Terra il grande Fred Bongusto. Fred Bongusto che noi vogliamo ricordare in questa data, il 6 di aprile del 2020, perché avrebbe compiuto proprio oggi i suoi 85 anni. Fred Bongusto, che è rimasto sempre legato con estremo affetto, estremo amore a questa terra, a volte sentendosi forse non troppo ricambiato, ma comunque in ogni caso, come vedremo anche da queste immagini e dalle sue risposte, diciamo dal suo commento durante l'esecuzione di diverse canzoni, diversi successi, l'amore per il Molise era forte e vivo. Un amore che è stato ricambiato in quel caso a Noi Artisti di Questa Terra con un premio che il coordinatore dell'evento, Antonio Molino, teneva a consegnare dopo alcuni anni di trattative, tra virgolette, è riuscito ad avere Fred Bongusto ospite a premiarlo proprio in quella occasione. Un'occasione importante in cui Fred Bongusto ha eseguito diverse canzoni che noi vogliamo riascoltare insieme e ovviamente vogliamo anche invitare voi a ricordare questo grande figlio di Campobasso e del Molise. Sono tanti gli aneddoti che ovviamente ricordano Fred Bongusto già bambino, poi adolescente, sia nel centro storico ma anche al Mario Pagano, dove ha appunto frequentato la scuola, ma in qualche modo, lo ricordiamo, Fred Bongusto è stato un raffinato compositore ed esecutore, un crooner di spessore, una persona che ha sempre comunque affermato il suo stile nel mondo della musica, un mondo della musica che dunque ha frequentato raccogliendo moltissimi successi, ma lasciando anche un'impronta originale e sicuramente molto importante. Ma seguiamo insieme questa cronaca, questo documento, di cui ringrazio ancora l'amico Antonio Molino, appunto coordinatore di Noi Artisti di Questa Terra di Montorio nei Frentani, un documento datato del 2002, sicuramente molto importante, molto interessante, 25 minuti con noi di Viaggio in Molise per ricordare oggi, 6 aprile 2020, il grande Fred Bongusto. Spaghetti, pollo e salatina, una tazzina di caffè, a malapena riescamo da giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te have a try. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, un canto che metteva Shubidu. Mi resta solo un disco in the try. Lola, the greatest things you had me. Ricordi che mondo di follia a te trai. Spaghetti, pollo, salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandare giù. La gente guarda e ride ma non piange se ne me per te. Ehi, Lola, in te trai.
Vorrei presentarvi i ragazzi dell'orchestra, il maestro Oddi, uno dei migliori sassofonisti, flautisti italiani di musica jazz. È perfetto, una persona perfettissima, purtroppo è genovese. Tu pensa che genovesi, non dovrei dirlo, ma questa, cioè, i genovesi passano per essere un po' tirchi, perché i molisani no. Allora c'è una lotta dura tra i molisani e i genovesi. Pensate che lui sta aprendo un negozio insieme a Gino Paoli, vogliono vendere corde di chitarra di seconda mano. Il maestro Savarese invece è napoletano, eccolo qua. Robertino non è napoletano. Brasil, Brasil, Brasil. Mario Bass è pure lui napoletano, chitarrista, maleducato. Anna Cuomo è napoletana. Tra l'altro vi devo dire che il sindaco, chiaramente non tutti lo conoscete bene, vieni qua, vieni. Al telefono è una forza. Devo dire una cosa, io ho detto sindaco, ma sono vice sindaco. Scusa, ma che te ne frega a te? Che te, no, ne, io, che te ma, ne importa? Quando parlavo con lui, no, per essere un pochettino più potente, dicevo sono il sindaco di Montorio. Questa me la racconta. No, anche perché per avere Fred Bongusta a Montorio, io sono 3 anni che ogni estate ci facciamo dei bellissimi colloqui per telefono, è vero? No, devo dire che Fred Von Gust è veramente stato gentilissimo, perché ogni mattina anche alle 11 io poi mi regolavo con gli orari, sì? Lo telefonavo. Chi è? Peppino Di Caprio. E no, infatti, no, è stato gentilissimo, ci siamo sentiti quasi tutti i giorni per combinare questa cosa qui e ci siamo riusciti, abbiamo raccolto un bellissimo pubblico. Quindi insomma è una soddisfazione. Io non li vedo perché queste luci, però li sento, sono belli, siamo abbastanza. Quindi quando hanno saputo che a Montorio veniva Fred Bongusto, anche i paesi qui d'intorno si sono tutti mobilitati per venire a vedere. Ti posso confessare, perché quindi i molisani sono, ti amano, questo è vero, questa è la cosa vera. Beh, sai, uno che scrive per i molisani una o due canzoni favolose e i molisani non se ne accorgono, è lui che ama i molisani. No, ma anche noi amiamo te. E te pozzo, me lo dice la tezia. Abbiamo sentito anche l'intervista che hai fatto poche settimane fa sul TG1 e quindi insomma siamo soddisfatti di tutta la tournée che hai fatto l'anno scorso. Grazie. Bravo, complimenti. Grazie, sei molto gentile. Noi, modestissimo premio, così una targa artistica data da questa manifestazione, che è una manifestazione che riconosce tutti gli artisti molisani. Non è d'oro, però è veramente sentita. Veramente. Lui è questo è il vero sindaco. Va bene, allora la targa, eccola qui. Allora, dobbiamo, io insomma, proprio per scusarmi del... Io ho pensato di regalare un mazzo di fiori, proprio per tutte le volte che l'ho disturbato per telefono, alla sua signora. Quindi, glielo possiamo dare? Sì. Grazie, pensiero gentilissimo. Senti, scusami, i fiori... Signore, ma la volevo offrire a fotografare? Mannaggia, è da tutta la serata questa... Signora, guardi che... c'è poco da fotografare. Allora, volevo dire che questa cosa dei fiori è bellissima, però devo confessare una cosa dinanzi ai politici, chiamiamo così. Tu mi hai promesso un caciocavallo. No, ma guarda che l'abbiamo detto in diretta, quando ci hanno chiamato qui, mi hanno chiamato sul cellulare, io stavo presentando, comunque ce l'ho nel frigo. Ce l'ho nel frigo, c'è anche una bottiglia di vino. Qualche altro pezzo.
Vabbè, allora Fred Bongo ci fa sentire qualche altro pezzo e poi chiudiamo questa bellissima serata, bene? Grazie. Si è ammassato in un Ulisse, chi ti incontra canta sempre una canzone, quando ci arrivate e quando te ne vanno, quando ci arrivate e quando te ne vanno. Si è ammassato in un Ulisse, un Ulisse, due giorni sola e cento chiocci. Molisa, 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 quanto calcio pallone, non sa Santa Maria, te creriva che tu diventava campione, la coda raccattata nel un pallone, un amore guagliuna fernuto pa via, amore mio. Addio, chi si è mai scordato mai? Addio, chi si è rassegnato mai? Addio. Si è massato un Molise, un Molise, un giorno solo e cento chiove, si è ammassato in un Molise, Molise era la terra mia, l'amici mia si sono vecchiati, non penso negli usi, Molise. Facciamo a dirvi buonanotte, perché non voglio ripetere la solita storia dell'età, ma a una certa età bisogna andare a letto. Non è così? No. Cioè, ragazzi, poi dovete anche pensare, io sono tornato nel Molise, per me fanno fritto a morire, cioè non sono più abituato. Poi quel lupo che mi ha attraversato la strada mi ha fatto una paura incredibile. Ai ragazzi dell'orchestra, gli ho detto: ragazzi, statevi attenti ai lupi. E lui mi ha detto: ma veramente ci sono ancora? Detto, guarda, niente, sono tornato con gioia. Credetemi, è stato bello, perché è complicato, su 10 chilometri terribili. Sindaco, la prossima volta mandaci un aereo o qualche cosa, perché quei 10 chilometri sono tosti. Però era bellissimo. Io, alle 7 di sera c'era questo tramonto incredibile. Sembrava quasi di stare a Campobasso.